In questi giorni si discute in Parlamento della riforma della responsabilità civile dei magistrati. È un tema molto importante anche perché sono giunte spinte dalla Unione Europea a rivedere questa forma di responsabilità. Vi sono due sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che hanno, come dire, invitato l'Italia a rivedere l'attuale disciplina e in questi giorni si discute appunto di questa riforma. Rimane un punto fermo che è quello della responsabilità indiretta del magistrato. Ciò significa che il cittadino che si sente danneggiato da un'attività di un magistrato non può fare causa direttamente al giudice, ma deve fare causa allo Stato e quindi far valere questa responsabilità nei confronti dello Stato e sarà poi lo Stato, se ravviserà una responsabilità del magistrato, a risarcire il cittadino e poi a esercitare una rivalsa nei confronti del magistrato. Un punto in discussione riguarda il filtro che vi è attualmente. Si propone infatti di togliere questo filtro che è una sorta di giudizio di ammissibilità che viene fatto dal Tribunale distrettuale prima di procedere nei confronti del magistrato. Si parla di un incremento della soglia di rivalsa nei confronti del magistrato. Attualmente è pari a un terzo dell'annualità dello stipendio, qualcuno propone di portarla a un mezzo dell'annualità dello stipendio, qualcuno addirittura ritiene che questa responsabilità non debba avere limiti. Per quanto riguarda l'adattamento come dire, ai consigli dell'Unione Europea, la violazione del diritto vigente in maniera manifesta o un travisamento estremamente pesante dei fatti o delle prove di causa potrà dar luogo a responsabilità del magistrato. Un punto molto delicato riguarda l'eventuale errore nell'interpretazione del diritto. Questo è un punto molto delicato perché l'interpretazione del diritto è ciò che consente anche al diritto di evolversi e quindi una norma di questo tipo va sicuramente calibrata con tantissima attenzione e si deve pensare con molta attenzione se vale la pena o meno di inserirla nella riforma attualmente in discussione.